tutti i modi possibili per selezionare e gestire le finestre. Apro la mia finestra, apro ad esempio un documento di Word, clicco e tengo premuto il tasto sinistro del mouse sulla barra del titolo e posso trascinare la finestra dove voglio sullo schermo. Quando rilascio il tasto sinistro del mouse, la finestra rimane lì sullo schermo dove l'ho lasciata. La finestra può sia essere in questa situazione, sia a tutto schermo. Con ripristina giù è in questa situazione dove possiamo rimodellarla a nostro piacimento. Quando è a tutto schermo è sopra le altre finestre. Clicco sul pulsante ripristina giù una sola volta e la finestra ritorna al modello che aveva in precedenza. Clicco una sola volta sul pulsante riduci a icona. E la finestra va a prendere il posto sulla barra delle applicazioni. Clicco una sola volta sulla finestra che si è adagiata sulla barra delle applicazioni e la finestra ritorna in posizione di prima. E posso continuare. Ogni clic che faccio sulla barra delle applicazioni mi tira su e mi tira giù la finestra. Quindi posso sia buttarla giù premendo il pulsante riduce icona, sia premendo una sola volta sulla finestra. Attenzione che la prima volta si seleziona, si dà il focus alla finestra e poi funziona il tasto per rimodellarla giù. Premo una sola volta sulla barra del titolo e seleziono la finestra. Premo da qualsiasi altra parte e deseleziono la finestra. Mi accorgo che è selezionata e che è deselezionata perché nessuna barra del titolo il nome del documento e il nome del programma è opacizzato. Il nome del titolo è opacizzato. Una volta aperta la mia finestra, con un solo clic sulla barra del titolo, seleziono la finestra. La deseleziono cliccando in qualsiasi altro punto dello schermo o cliccando su qualsiasi altro programma. Mi accorgo che è selezionato quando il titolo non è opacizzato. Se è opacizzato vuol dire che la finestra non è selezionata. Un altro modo per selezionare la finestra è quella di premere sul suo posto sulla barra delle applicazioni. Vedete che in questo momento è opacizzata, se premo da qualsiasi altra parte non è opacizzato il titolo della finestra. Se clicco una sola volta sul suo posto sulla barra delle applicazioni, ritorna in chiaro. Ritorna marcato il titolo e quindi la finestra è selezionata. Selezionare la finestra significa abilitare il programma, quindi in questo caso posso scrivere. Se io clicco da un'altra parte e scrivo, non vado a scrivere nel programma o nella finestra. Quando seleziono, posso scrivere. Quando non seleziono non posso scrivere. Se clicco una sola volta qui si riattiva anche il cursore e posso scrivere. Una volta che è selezionata la finestra posso spostarla. Premo una sola volta con il tasto sinistro e posso spostarla su tutto lo schermo. Non devo rilasciare il tasto sinistro. Quando rilascio il tasto sinistro ho spostato la finestra. La posso mettere ovunque voglio su tutto lo schermo. E nel prossimo video andremo a vedere come gestire una e più finestre.